Viaggio in Molise torna a fermarsi a Campo di Pietra per la 10ª edizione di Jazz in Campo, la rassegna che per 3 giorni, dal 20 al 22 di luglio, ha animato questo centro alle porte di Campobasso con tanta musica, coinvolgimento, ovviamente anche sapori e cultura. Ma questa sera, appunto, terza serata, sul palco ci sono Minino Garai e Los Tambores del Sur, una produzione e una proposta sicuramente particolare. Arrivano dall'Argentina e non solo, attraverso dunque il ritmo, attraverso il linguaggio, attraverso anche quello che in Argentina c'è di italiano, e ce n'è ancora tanto. Questa formazione, appunto, propone una riflessione ma anche un coinvolgimento, anche un invito proprio attraverso la musica, comunque a vivere una serata di festa praticamente. Noi li abbiamo avvicinati poco prima che salissero sul palco, ma soprattutto il leader. Dunque vediamo proprio nelle interviste ai protagonisti questa nuova edizione di Jazz in Campo, quella del decennale qui a Campo di Pietra. Pochissimo sul palco di Jazz in Campo, un italiano molto limitato ma comunque sicuramente molto simpatico. Allora, parliamo di questa esperienza qui a Campo di Pietra, prima impressione in questa manifestazione che quest'anno festeggia 10 anni. Già la prima impressione ha sido nel ristorante, una cosa meravigliosa, perché questo paese, tu sai, questo paese è il paese che della nada si fa a mangiare lo meglio nel mondo. Io tengo, come tutti gli argentini, mio bisnonno italiano, cosa che il mio italiano non è molto buono, però il cuore sta. E la impressione è che è meraviglioso, adesso una notte perfetta, no? Perché oggi la piove, stava un poco compromesso il spettacolo, però adesso va tutto bene. E contento di stare nel Jazz in Campo, no? Che a portare la musica popolare. Lo che vamo a fare questa sera è una mescolanza di tutta la musica argentina di origine italiana, ma che si è fatto in Argentina, è una mescolanza di tutto, del tango, di tutto lo che passa in Argentina adesso, non solamente con il tango, sino con tutte le musiche popolari. Ricordare che in Argentina c'è molto di italiano. Adesso partiamo dal nonno, di che zona italiana era? Bisnonno. Mio bisnonno viene da Recanati, Carbonari viene da Recanati, o Filotrano, che è un piccolo paese a côté di Recanati, che è arrivato in Argentina nel 1900 e, bueno, dopo è sposato un'indiana e sono qui. E quanto di italiano si trova ancora nel sound argentino, nelle abitudini argentine applicate alla musica? Ma tutto, il tango è d'origine italiana, da Attilio Stampone a Piazzolla,
tutto, tutto è influenzato. Tu sei l'argentino, è un italiano che parla spagnolo, che si crede inglese e che voleva essere francese. Questo è l'essenza dell'argentino, un italiano che parla spagnolo. Certamente, ecco, si parla molto di world music, di questo concetto che ormai da qualche decennio appunto abbraccia più cose, però forse ecco la musica poi effettivamente confini non ha, e questo, su questo palco troviamo diverse esperienze. Come si sviluppa la vostra performance di stasera? Questo, lo che vamos a fare oggi è una mescolanza di canzoni. Io mi baso sempre nella canzone popolare. Questo sta basato nella canzone con influenza di tutta l'America del Sud, con l'influenza del jazz. Dunque è una mescolanza bien latina, però con un poco di jazz. È sì, una mescolanza molto veramente dirigida directamente per el público. Si tengo suerte bajo la luna, mi tierra cuna te iré a buscar. Campos y asados, quisiera tanto poderte ver. In particolar modo anche comunque diciamo le percussioni, che hanno sempre una forte caratterizzazione anche sul palco, sicuramente è importante dare anche questa battuta, questo spirito. La percussione per me è la palpitazione del cuore, è il ritmo della vita. Sì, io sono ante tutto un percussionista che utilizza la voce per comunicare, che utilizza il testo, molto importante per me, perché tutto il testo, la maggiorità del testo sta scritto per mia madre, che è scrittora, per differenti musicisti e per me anche. Dunque il testo per me è molto importante, perché sono testi politici, testi di amor, testi umoristici, cínicos, entonces el texto es muy importante, bueno, solamente que es en español. Infine, la formazione, parliamo anche diciamo dei tuoi compagni di viaggio e anche di palco di questa serata. La formazione questa sera è di Lalo Zanelli, che è al piano, compositore, e al piano, che è il pianista del Gotham Project, Carlos Tero Buschini, che è il bassista che suoniamo insieme con il Córdoba Reunión, che abbiamo altro gruppo con Javier Girotto, saxofonista argentino, Leandro Gufanti al saxo tenor, il Pájaro Canzani dell'Uruguay, chitarra, canto, Miguel Bayumbrosio, che tiene tutta la tradizione negra, neri del Perù, percussionista. Che mi falta? E io, una mescolanza di un poco italiano, basco, indiano e tutto. Infine, l'Italia che ti ha accolto, Campo di Pietra che ti ha accolto, torneresti qui per una vacanza? Ma non solamente per la vacanza, sino stiamo parlando con il mayor, come si chiama, con il governatore, come si chiama? Il sindaco. Per fare, perché io facciamo atelier per le bambino, per fabbricare la percussione, il cajón, che è molto facile da fabbricare. Dunque io spero ritornare presto qui. Okay.